Un buon lunedì dal TG2000 Flash del mattino. Apriamo con l'incidente fra due treni avvenuto lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini nei pressi di Faenza. Dopo una notte di ritardi e disagi è tornata regolare la circolazione dell'alta velocità. Nel tamponamento fra i due convogli che viaggiavano nella stessa direzione sono rimasti feriti 17 persone, nessuno in maniera grave. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Il conflitto in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha lanciato un ultimatum ai miliziani di Hamas: arrendetevi. Nessun ostaggio sarà rilasciato senza negoziati mirati, ha avvertito Hamas. L'ONU: la situazione umanitaria nella striscia è ormai prossima alla catastrofe. E dopo il veto americano sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che chiedeva un cessate il fuoco umanitario a Gaza, domani ci sarà una riunione straordinaria dell'Assemblea Generale al Palazzo di Vetro. Dal forum di Doha le Nazioni Unite tornano a richiamare Israele alla necessità di una tregua immediata. Il presidente degli Stati Uniti Biden ha invitato il suo omologo ucraino Zelensky alla Casa Bianca il 12 dicembre per sottolineare l'incrollabile impegno di Washington a sostenere Kiev dalla brutale invasione della Russia, ha detto. La Casa Bianca riferisce che si parlerà delle necessità urgenti dell'Ucraina e dell'importanza vitale del continuo sostegno degli Stati Uniti. Si proteggano i civili, gli ospedali, i luoghi di culto, siano liberati gli ostaggi e garantiti gli aiuti umanitari. Ancora un appello del Papa ieri all'Angelus Domenicale nella Giornata Mondiale dei Diritti Umani. Francesco ha ricordato la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, esprimendo speranza anche per la pace nel Caucaso meridionale dopo lo scambio di prigionieri avvenuto fra Armenia e Azerbaigian. L'ultraliberista Javier Milei è diventato il 55esimo presidente dell'Argentina. Ieri, in occasione del giuramento sulla Costituzione della Repubblica di fronte alle Camere riunite, ha annunciato subito una stagione di sacrifici. Non ci sono soldi, ha spiegato, faremo riforme shock. La politica in Italia, nuove tensioni sul MES, il meccanismo europeo di stabilità. Il governo intanto prende tempo, la maggioranza è divisa. Fratelli d'Italia e Lega rimandano l'ok, ma per Forza Italia la ratifica da parte del Parlamento può essere un contrappeso sulla trattativa per il patto di stabilità. Proseguono le indagini relative all'incendio nell'ospedale di Tivoli che ha provocato 3 morti. Messo sotto accusa proprio il sistema dell'impianto di rivelazione del fumo che avrebbe lasciato aperte le porte tagliafuoco. Grazie ad un finanziamento di 200 milioni sorgerà un nuovo nosocomio. A un mese dalla morte della 22enne Giulia Cecchettin continua il pellegrinaggio sulla sua tomba a Saonara in provincia di Padova. Scusa Giulia se non siamo riusciti a proteggerti, la frase scritta su un grande biglietto con una rosa, un fiocco rosso e un bel ritratto della ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. A 2 settimane dal Natale crescono i dati Covid in Italia, aumenta anche la circolazione dell'influenza con entrambi i virus, pronti a segnare un nuovo picco di casi proprio verso la fine di dicembre. I medici e gli esperti lanciano appelli invitando i cittadini al ritorno alla prudenza, al distanziamento fisico e soprattutto alla vaccinazione. COP28 al rush finale nei negoziati alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. I lavori iniziati il 30 novembre a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, sono ormai agli sgoccioli. La deadline è fissata per domani, 12 dicembre, quando le 197 parti più l'Unione Europea proveranno a cercare un accordo che abbia il consenso unanime. Al centro il nodo sui combustibili fossili. Il meteo in Italia con la settimana che comincia con l'anticiclone per lasciare il passo alla pioggia. Secondo i meteorologi, tra mercoledì e giovedì è prevista una nuova perturbazione con un abbassamento delle temperature da venerdì per l'arrivo di aria fredda che si estenderà anche al sud. Boom di incassi negli Stati Uniti per l'ultimo capolavoro cinematografico di animazione del regista giapponese Miyazaki. Il ragazzo e l'airone batte al botteghino americano The Hunger Games, che si prepara ad approdare nei cinema italiani dal 1 gennaio.
Omaggio ad Alessandro Manzoni al Senato per il tradizionale concerto di Natale a Palazzo Madama. Commozione e standing ovation per l'orchestra e il coro della Fondazione Arena di Verona e i solisti, fra tutti il tenore Vittorio Grigolo. Presenti al concerto il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Siamo allo sport, in chiusura calcio di Serie A, termina col pareggio 1-1 la partita tra Roma e Fiorentina. I viola rallentano la scalata giallorossa che ha concluso il match in 9 uomini, i gol di Lukaku e Martinez quarta. È tutto per questa edizione flash del telegiornale di TV 2000, prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 12. Ora vi lascio alla Santa Messa, buon proseguimento di giornata e a più tardi.